Oggi fai una di quelle cose che piacciono tanto a grandi e ai piccini. Cosa prepariamo? Faccio il cookie gelato. Capirai. Tra l'altro questo è il mio gelato preferito da sempre. Proprio, ah, il tuo gelato preferito? Sì, da non sempre. Sì. Allora, traduciamo per persone come me che conoscono poco l'inglese. Cookie sta per biscotto? Sì, il biscotto. Quindi, con le gocce di cioccolato. Capirai. Allora, però perché gelato? Cioè il biscotto è gelato? Perché facciamo anche il gelato che farcirà i biscotti. Capirai, ragazzi. Sono due ricette in uno. Capirai, qui si gode, eh. Allora, cominciamo. Si parte, quindi, come ho detto, sono due ricette in uno. Possiamo certo. Anche voler fare solo il gelato o solo i biscotti. Però oggi facciamo tutte e due. Perché non ci facciamo mancare nulla. Si parte con l'impasto di biscotti mescolando il burro morbido con i due tipi di zuccheri. Usiamo sia quello di canna che quello bianco, sì. Perché insieme daranno una consistenza particolare. Hai il capito. Cookie è proprio quel biscotto che non resta croccante dentro, è un pochino morbido, ha una consistenza particolare. E questo si fa con i due zuccheri? Che gliela dà proprio lo zucchero di canna. Non lo sapevo. Inoltre lo zucchero di canna conferisce anche un sapore un po' più caramellato, giusto. E quindi in questo tipo di biscotti è proprio buono. Ci sono addirittura delle ricette dove il burro, al posto di usarlo così morbido, si fonde e si fa, come si dice, si utilizza il burro nocciola. Quindi tu lo fondi piano 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 finché non diventa un po' scuro, non bruciato ovviamente, okay. Perché anche lì va ad acquisire un po' di sapore. Possiamo dire che questo è più facile da certo, questa, ovviamente. Ragazzi, quando abbiamo acquisito qualche conoscenza possiamo sbizzarrirci. Adesso andiamo alle cose buone, quindi, ma semplici. Consistenza. Questa è giusta. Ci siamo. Un minuto quindi. Pochissimo. Cioè. Adesso aggiungiamo il tuorlo. Dopo ci mette il tuorlo. Anche qui il replay, eh. Se perdete un passaggio, replay. E un uovo. Allora, un tuorlo nuovo e intero. Un uovo. Sì. Allora, adesso. Fino adesso saprei faccio. Farlo quasi io. Mescoliamo bene. Quasi io. Per il tutto. Aggiungiamo poi, come sempre, il pizzichino di sale. Senti, io lo dico, ma è bene ripeterlo. Le uova non devono essere di frigo. No. No. No, infatti diciamo che la cosa migliore è quando si decide di preparare un dolce, magari una mezz'oretta prima, si tirano caldo, fuori. Dal questo caldo, sì, certo, anche se le tiriamo fuori il giorno prima diventano sode. Sì, ha ragione. Almeno a Roma, non so da voi. Hai ragione. Mezz'ora aggiungo. Prima è sufficiente. Mezz'ora prima, vabbè. Aggiungo poi la farina. E qui ce l'hai messa... Allora, considera che... Un chilo? No, sono all'incirca sui 200 grammi, però comunque sia, io vado ad aggiungere anche l'amido, poi ti spiego perché. Sì. Metto due cucchiai di amido. Allora, biscotti. Perché questo biscotto, chiaramente, quando lo dobbiamo mordere, cioè noi lo gustiamo congelato, perché è un gelato, quindi il biscotto in congelatore non deve essere duro come una mattonella. No. Quindi abbiamo bisogno che il biscotto abbia proprio la consistenza perfetta per essere morso senza spaccarti i denti. Che come in dire? In congelatore, che come va bene? Dire? Non fa mai male. Appunto. Quindi adesso aggiungo le gocce di cioccolato. Ragazzi, che già, sono... Già questa da solo... Che sono diciamo, il motivo per il quale sono nati questi biscotti, che sono nati per errore. Ah, perché sì? Questa signora Ruth, che aveva un hotel e un ristorante... Ma americana? Sì, americana. Lei praticamente preparava sempre questi biscotti al cacao e un giorno il cacao non ce l'aveva più. Li voleva preparare lo stesso e pensò, ma se io aggiungo del cioccolato tritato, certo. Magari ottengo lo stesso risultato. E sono uno meglio. Invece lei non sapeva che il cioccolato non si sarebbe fuso, sarebbe rimasto a pezzettini e lì nacquero i famosissimi cookies americani. Un altro errore che ha portato un passo avanti per l'umanità. Sì, ma sono tantissime le ricette nate per errore. È vero. Adesso l'impasto è pronto. Allora. Aiutandoci con un porzionatore per gelato. La vedi? Noi facciamo le palline tutte uguali. Guarda com'è facile. Oh. Che uno si mette lì, dice. E uno, devono uno essere le prende col uguali. Cucchiaio, mezzo cucchiaio. Esatto. Col porzionatore noi siamo tranquilli perché non abbiamo il problema di doverle rotolare, pesare, no. Devono essere tutte 10 grammi, 12 grammi. Abbiamo un porzionatore, lo utilizziamo. E basta, mia. Viene tutto bello pulito, come vedi. Basta così, dai. E come le schiacciamo? Allora, non c'è bisogno di schiacciarle. Neanche. Perché il burro in cottura fonderà e quindi loro si appiattiranno da soli. Capito? È proprio facile. Addirittura, sai cosa puoi fare? Li congeli questi così a pallina, li tieni in congelatore e ce li hai pronti all'occorrenza da infornare quando vuoi. Quando ti viene una fame improvvisa di biscotti, li congeli così e ce li hai pronti. Quindi riempio il congelatore adesso. Allora, il risultato finale. E questi vengono dalla pallina, cioè, si sono squagliati da soli. Sì.
Il consiglio che vi do quando li sfornate per avere l'effetto... E non mangiarli tutti, perché ovviamente non potete fare il dolce. Per avere un effetto preciso, appena li sforniamo quando sono ancora caldi, usiamo uno di questi, un anello, anche un bicchiere. Sì. Facciamo questo movimento rotatorio e il biscotto si modellerà sui lati e quindi sarà perfettamente tondo. Vabbè, però diciamo che seppure so così sì, non è che... Sì, ma questi sono piccoli consiglietti che io do. Sì, no, per fare proprio la cosa da... Da vetrina, diciamo, esatto. No? Adesso pensiamo al gelato. Il gelato ovviamente non è un vero gelato, è un gelato che si fa a casa per farcire questi biscotti, ma ovviamente possiamo anche comprarlo in gelateria, una gelateria artigianale, ma questa è la versione casalinga. Io ho preso la panna. Tanta panna. Panna da montare, ma perché vengono tanti biscotti, e poi dopo quando tu vai via li farcisco tutti, Hai capito? Aspetta e me ne vado però. Quindi la panna fredda. Io me ne vado e poi. Perché è deve... giusto così, è giusto così. Va bene. La panna ben fredda perché deve montare. La panna, a differenza delle uova, deve essere fredda. Sì. Quindi non ghiacciata, ma. Bella fredda di frigorifero, perché in questo modo riuscirà a montare a dovere. Deve essere bella montata. Che panna. Non ci hai messo zucchero? No, perché lo zucchero lo ritroviamo qua nel latte condensato. Quindi mettiamo il famoso latte condensato. Sì. Che io da ragazzino sempre attaccavo. Sì. Lo sai quanti tubetti latte condensato ho fatto fuori? Buono. Poi mi aveva pure un po' stomacato. Perché... Quindi noi il composto l'abbiamo preparato molto veloce. Cioè, è finito? Questo è fatto. Adesso come si fa? Si prendono i biscotti, li giriamo in questo modo. Io ho preparato dei... Come vedi, con della carta, degli anellini, ma possiamo utilizzare anche dei coppa pasta se ce li abbiamo. Quindi ma insomma, basta ovviamente. L'attasce con... Sì. E quindi noi, piano piano, andiamo a riempire qui dentro. Così. Qui sono trucchi, ragazzi, sono trucchi di pasticceria questi. Che uno va in pasticceria e si chiede come fanno a star dritte queste cose tutte precise. E poi noi chiudiamo in questo modo. È più facile modo. Di quanto. Poi è veramente facile. Poi questa è una ricetta da fare con i bimbi, perché i bimbi qui si divertono tantissimo. Anche a riempirli, poi come vedi, certo. Chiudiamo in questo modo, ecco qua, se lo sposto perché ne faccio un altro. Hai messo la parte liscia? La parte liscia, esattamente. Vedi? Poi possiamo, una volta che questi riposano in congelatore, possiamo anche rotolarli nelle gocce di cioccolato esternamente, quindi liberamente possiamo fare come più ci piace. E questi nel congelatore quanto devono stare? Nel congelatore li mettiamo per almeno 8 ore. 8 ore nel congelatore? Lo so che dici non ce la faccio, devi aspettare. È difficile 8 ore nel congelatore, cioè ragazzi, che così, fai? In devi uscire. Li bisogna mettiamo... fare, bisogna organizzarsi la giornata in modo che stai fuori casa. Eccoli. No? No, certo, ovviamente. Io ti faccio una sorpresa, guarda un po'. Li hai già preparati? Sono le prove di Ercole queste. Però aspetta, prove. Perché ti faccio vedere. Sì, l'ha fatta Daniele, il nostro direttore di studio. Ti faccio vedere. Me la portare Daniele, non l'ho portata. Ti faccio vedere una cosa. Guarda, quello che ti dicevo prima. Se vogliamo possiamo anche... Ancora? Rotolare i biscotti. Vabbè, ma questa qua. È... Questa è un po'... È perverso sto dolce. E ovviamente puoi scegliere il dolce di cioccolato. Che aspetta, guarda che diventa là. Inutile dire, ma insomma questo è ovvio, che al posto delle gocce di cioccolato nel biscotto noi possiamo mettere anche della frutta secca, cioè possiamo variare la ricetta come più ci piace. E quindi in questo modo... A me piace così proprio. Abbiamo i biscotti gelato. Devo dire che questo è uno dei più golosi che hai fatto, Elisa. È proprio goloso. Grazie Elisa, grazie alla nostra Sara Brancaccio, la nostra principessa delle...